Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. Sicuramente vi ricorderete che l'ultima volta Yoichi ha fatto a Keitaro un bellissimo tutorial di pittura. Il problema è che adesso sono passati diversi giorni e ci stiamo avvicinando alla spiaggia. E se avete seguito la Rane di Hiro sapete cosa succede una volta arrivati in spiaggia. Sicuramente oggi capiterà qualcosa. Fuori era ancora buio, ma improvvisamente ho sentito il fischietto. Ah, ma che succede? Qualcuno può zittire quel fischio, per favore? Oh no. Oh no, c'è forse un'emergenza? No, penso che sia lo Scoutmaster Yoshi che ci sta svegliando tutti. Ah, Natsumi, ma perché lo Scoutmaster ci vuole svegliare così presto? Non ne sono sicuro, in effetti è abbastanza insolito. Attention! Attenzione, ragazzi! Sveglia tutti quanti, sveglia, sveglia! Oh, che cavolo! Puoi startene, zitto! Perfetto, siete tutti svegli adesso. E vorrei che faceste i bagagli, perché partiremo per un viaggio. Vi voglio pronti in 10 minuti, non dimenticate vestiti e costume da bagno. Vi aspetto tutti fuori. Cosa dobbiamo prendere? Dai ragazzi, sbrighiamoci, non ci resta molto tempo. Non me ne frega nulla e torno a dormire. Yoichi, non puoi rimanere qui da solo. Va bene. Certo che voi persone non sapete proprio quando arrendervi, eh? Ma dove andiamo, Natsumi? Non so che cosa mi devo portare. Boh, lo Scoutmaster Yoshi ha detto di portarci dei vestiti. Forse andiamo semplicemente in campeggio. Non ne ho idea, ma sicuramente ce lo diranno. Come faccio a preparare le mie cose se non so nemmeno dove sto andando? Non ti preoccupare, Yoichi, ti posso aiutare io, visto che ti senti ancora un po' addormentato. Niente, non ho bisogno del tuo aiuto, Mister Perfettino. Posso cavarmela anche da solo. Tu, Hunter, ti serve il mio aiuto? Sì, per favore. Allora, Keitaro, ti occuperai tu di Hiro. Mi sembra parecchio addormentato ancora. Hiro? Hero! Hiro, svegliati, dobbiamo andare. Dobbiamo partire per il viaggio. Ma Please. voglio dormire ancora un po', Keitaro. Dai, vieni qui, dormi insieme a me. Ma, oh, devi essere veramente stanco per ieri, vero? Vabbè, te le preparo io le cose. Ma tu devi svegliarti e vestirti, d'accordo? Ok, Keitaro. Ma, mi manca tanto, Hiro. Ok, siete tutti pronti? Scusateci se vi abbiamo svegliato così presto. Non vi preoccupate, ragazzi. Vedete che ne varrà la pena, perché oggi andiamo in spiaggia. Wow, in spiaggia. Wow, sembra una figata. È passato così tanto l'ultima volta che abbiamo visto l'oceano, Keitaro. Non vi emozionate troppo voi due. Scommetto che andiamo lì per fare qualche attività, non per semplice piacere. Oh, sempre a fare il guastafeste, Mister Perfettino. La potresti smettere per una volta? Ecco perché ci hanno chiesto di portare il costume. Oh, che bello, chissà quante belle cose potremo fare lì in spiaggia. Isn't Eh this sì, exciting? Keitaro, eh sì. Oh, sono felice di sapere che siete tutti contenti. Abbiamo prenotato la spiaggia per un paio di giorni, non sarà fantastico? Io sono assolutamente contenta di vedere tutti quei bei ragazzi Yuri. mezzi nudi. Comunque sì, è stato tutto grazie a Goro che ci ha prenotato la vacanza. Ah, a proposito di Goro, il nonnetto verrà con noi? Sì, il nonnetto verrà con noi. Anche se non gli piace essere chiamato nonnetto. Il viaggio verso la spiaggia non sarà proprio velocissimo, ma sicuramente se la caveranno. Oh, che bello, sono così emozionato. Ma guardatelo quanto è carino Keitaro quando si emoziona. Sì, è sempre così, Natsumi, soprattutto quando prova qualcosa di nuovo. Non posso farne a meno, Hiro. Non ho mai fatto foto all'oceano prima d'ora. Non ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che sono stato in spiaggia. Sicuramente farai un sacco di foto, Keitaro. Questo è un momento perfetto per andare al mare. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma stiamo rimanendo un pochino indietro. That's No, right. hai ragione, Hunter. Riprendiamo il ritmo, non possiamo perderci. Ehi, non lasciateci indietro. Hold on. Ehi, aspettate anche me. Ma ragazzi, Yoichi? Eccolo lì. Ma dove sta andando? In una direzione diversa? Forse dovrei seguirlo. Ma come? Ma perché lo segui? Yoichi, aspettami. Perché mi stai continuando a seguire? Il gruppo sta andando dalla parte opposta. Non dirmi che vuoi tornartene indietro. Nope. No, scemo. Ah, ecco perché. Esatto, mi ero accorto che Yuki ci stava seguendo. Quindi sono tornato indietro per lei. Mi sa che ha rotto il guinzaglio quando ho capito che me ne stavo andando via. Devo soltanto assicurarmi che lei stia sempre al sicuro, ecco. Oh, che cucciola. Che c'è, tesoro? Sente un odore? Aspetta un attimo, questo odore è familiare. Yoichi! Beccati. Beccati in pieno. Ah, tranquilla, bella, tranquilla. Ma come? Prima Keitaro, adesso lo sceriffo Brockback? Ma che cos'hai, bimba? Perché sei così amichevole con tutti adesso? Mi sa che si è accorto che te ne stavi andando, per quello che hai rotto il guinzaglio, vero? Sì, esattamente, Capitan Ovvio. Comunque sia, non dovreste allontanarvi così tanto dal gruppo, voi due, vi potreste perdere. Nah, lo conosco benissimo questo posto, io, come farei a perdermi? Sì, quello probabilmente è vero. Ma Yoichi, lo sai, è vero che la spiaggia è una proprietà privata, no? Se Goro vede Yuki non sarà contento. Lo so benissimo.
È per quello che sto cercando di rimandarla indietro. Ma non lo capite che vuole soltanto venire con noi? Non vuole rimanere da sola per così tanto. Oh, caspita. Non dovrei neanche preoccuparmi per lei se me la lasciaste tenere in campeggio. Io vorrei tanto lasciartelo fare, Yoichi, ma lo sa che non posso. E allora perché a Yuki piaci lo stesso? Tu sei quello che l'ha mandata via. Lo so che avessi detto qualcosa del genere. Senti, Yoichi, facciamo così. Visto che ormai siamo troppo lontani dal campeggio, che ne diresti se ti lasciassi portare Yuki in spiaggia? Però devi stare attento che nessuno la veda, d'accordo? Soprattutto Goro. Trova un posto sicuro per lei e poi andremo a controllarla per vedere se sta bene. Va bene, Yoichi? Yes. Sì, penso di sì. Per fortuna non ha attaccato Keitaro. Ma a dire la verità sono più sorpreso del fatto che non abbia attaccato te. Anzi, sembra che tu le piaccia pure. Magari piace gli animali esattamente come gli piaci tu. Ah, come vi pare. Comunque troverò un posto sicuro per lei. Scott Master Yoshi, sei sicuro che sia giusto che Yoichi giri da solo per i boschi così? Non ti preoccupare per lui, Keitaro, starà benissimo. Conosco Yoichi da un sacco di tempo e sono sicuro che lui riuscirà a tornare col gruppo prima che tu te ne accorga. Comunque noi dovremmo veramente tornare con gli altri. Goro potrebbe notare che ci sono un paio di persone assenti. Sì, signore. E finalmente siamo arrivati nei campi aperti ed è il momento di un annuncio. Ok, ragazzi, piccola pausa. Adesso siamo a metà strada. Fate pure merenda con gli snack di Aiden. Oh, eccoti, Keitaro. È risparito all'improvviso. Sì, pensavamo che fossi proprio dietro di noi, invece non c'eri. Non è colpa di Keitaro, ragazzi. Siete voi che andate velocissimi. Anch'io ho fatto fatica a starvi dietro. Eravamo preoccupati per te, sai. Abbiamo detto allo Scoutmaster che ti eri allontanato. Ma dove eri scappato, Keitaro? Oh no, non posso dirgli di Yuki. Ho promesso a Yoichi di non dirlo a nessuno. Cosa dovevi dire? Volevo fare una foto o qualcosa del genere. Ho visto una cosa interessante mentre eravamo lì in giro. Sì, è molto da te questa cosa, Keitaro. Meno male che lo Scott Master Yoshi ti ha trovato. Ma ragazzi, a proposito, ma sapete dove è finito Yoichi? È un po' che non lo vedo in giro. Non ti preoccupare, Hunter. Starà marcando il territorio nei boschi o qualcosa del genere. Sì, in effetti penso che Yoichi lo farebbe, Hiro. Chi lo sa? Magari ha deciso di non venire con noi. No, non farebbe niente del genere, ne sono sicuro. Ma che hai ultimamente, Keitaro? Lo stai difendendo un po' troppo quest'uomo lupo per me. Anzi, secondo me ti stai anche un po' comportando come lui. Non è che ti ha fatto il lavaggio del cervello? Cosa? Ma no, Hiro. Cosa te lo fa pensare? In effetti, da quando ci sono state le gare, hanno cominciato a passare molto più tempo insieme quei due. Mi sa che sono diventati amiconi amicissimi. Ah, Keitaro. Diventerei un bullo come lui di questo passo. Non esagerare, Hiro. Non credo che Keitaro potrebbe diventare proprio come Yoichi. Forse semplicemente Keitaro ha capito come prenderlo. Sì, in effetti Keitaro è molto bravo a domesticare gli animali selvaggi. Io non ce l'avevo la pazienza di avere a che fare con l'uomo lupo per tutto quel tempo. Non lo so, Hiro. In realtà penso che tu e Yoichi potessi andare molto d'accordo. What? Cosa? Ma non è vero. Mi infastidisce tutto il tempo, sai? Alcune persone dicono che gli opposti si attraggono. No, non potrei mai essere attratto da Yoichi. Però una scippetta Hiro e Yoichi un giorno non la disprezzerei. Allora, ragazzi, che c'è? Oh, ciao, Aiden. Non manca qualcuno qui? Oh, è vero, manca Yoichi. Non ti preoccupare, sono sicuro che arriverà presto. Oh, andiamo, sarà lì a scavare buchi e roba del genere. Comunque sia, sicuramente sarete tutti abbastanza esausti. Quindi ecco qua un po' di snack. Oh, grazie, ho bisogno di un po' d'acqua. Ne posso avere due, per favore? Ma certo, hai tanta sete, eh? No, l'altra è per Yoichi. Ok, sul serio, Keitaro? Lo stai viziando troppo. Lo stai facendo di proposito, non è così? Cosa? No, Hiro. Oh, il mio piccolo chef qui è un pochino stanco per la camminata. Tranquillo, ho qualcosa per te. Oh, dei panini, ma sei fantastico, Aiden. Certo che il cibo ha un'influenza enorme sul tuo umore, Hiro, eh? Ne ho fatti tanti di panini, prendete quello che volete. C'è qualcosa di dolce, magari? Yep. Assolutamente sì. Burro d'arachidi e marmellata. E ci sono anche dei panini con la crema di nocciola e cioccolato. Ma sei bravissimo a cucinare, fratellone. Ehi, cerca di masticare, Hiro, altrimenti affogherai. Nessun problema, Natsumi, Hiro sicuramente starà bene. Lui mangia sempre così. Sì, ma non mangiare troppo, piccolo chef. Ce ne sono per tutti. Ho un'idea, Aiden. E se dessimo una mano anche noi a distribuire questi panini agli altri? Sure. Perché no, Natsumi? Sicuramente anche gli altri ragazzi sono affamati quanto voi. Dai, seguimi così ci metteremo a distribuire i panini. Keitaro! Scoutmaster Yoshi! Oh, Yoshi! Potresti tenermi questi sandwich da parte? Sono per Yoichi quando deciderà di tornare. Sicuramente farà le bizze se tornerà qui, non troverà niente da mangiare. Sì, assolutamente. Gli ho anche preso dell'acqua. Perfetto, perfetto, sicuramente lo apprezzerà. Certo che ci sta mettendo del tempo lì nei boschi, eh. Siamo sicuri che stia bene? Sì, sono sicuro che stia tornando, capisco. Sembri sempre un po' in apprensione per Yoichi, Keitaro. Sì, a dire il vero sì. Non dico che sia male, dico soltanto che è strano che una persona si interessa a Yoichi così tanto quanto te. Non è proprio una delle persone più amichevoli qui dentro. In effetti è un sollievo vedere che sta facendo amicizia. Sì, è vero, Yoichi è unico a modo suo. E ha anche un modo molto strano di interagire con le persone. Però me l'è
hai detto anche tu che non è un cattivo ragazzo una volta che lo conosci meglio, no? Sì, quello è vero. Soprattutto quando è con la sua cagnetta. È un peccato che Yuki non possa venire nel campeggio dopo l'incidente dell'anno scorso. Ah, Yuichi me l'ha raccontato. Da quanto ho capito ha morso qualcuno. A dire la verità, non è stata colpa della cagnetta. Lei era molto domestica e amichevole. Però ho visto dei ragazzi che le tiravano dei sassi e lei ne ha morso uno per difendersi. E lo è colpa dei ragazzi, non è colpa della cagnetta. Ma perché le tiravano dei sassi? Beh, perché Yuichi è sempre stato un casinista e si era fatto dei nemici l'anno scorso al campeggio. E così questi campeggiatori trovarono il modo di esprimere il loro disprezzo per Yuichi prendendosela con la cagnetta. Ma è terribile! Come Scoutmaster non ho potuto fare altro che buttare fuori Yuki dal campeggio. So che per Yuichi è stata veramente dura abbandonare la sua cagnetta in questo modo, ed è per questo che gli permetto di visitarla ogni volta che vuole. Yuichi si sente molto solo quando non è con lei, capisco. Comunque sia, non pensarci troppo a questo, Keitaro. Sicuramente la tua presenza lo renderà molto felice. È bello vedere che finalmente ha qualcuno con cui parlare. Oh, guarda, parli del diavolo e spuntano le corna. Perché non vai a portargli da mangiare? E non dimenticare che anche tu devi mangiare, devi arrivarci in forza alla spiaggia. Sì, signore. Abbiamo continuato la nostra passeggiata in spiaggia. E io ci abbiamo fatto merenda. Ma non riuscivo a fare a meno di pensare a quello che lo Scoutmaster Yoshi mi aveva detto su Yoichi e Yuki. Sembra che loro siano più legati di quanto pensassi. Mi chiedo cos'altro ci sia di Yoichi che non so. Dopo un'altra ora di camminata, finalmente arriviamo a destinazione. Attenzione ragazzi, siamo finalmente arrivati. Ed è proprio come me le immaginavo. Non è un posto fantastico? Wow, è veramente fantastico. Devo fare delle foto. Che bella foto mi è venuta. Non farne troppe, Keitaro. Non vuoi finire la pellicola, no? Sicuramente ci saranno un sacco di cose da fotografare. Wow, that's amazing. Wow, è la prima volta che vado in spiaggia. Non sapevo che fosse così bella da vicino. Ma davvero, campanellino? Ma dove cavolo sei stato nascosto tu finora? I tuoi genitori ti hanno chiuso nello scantinato o roba del genere? Yoichi, non essere cattivo con Hunter. Whatever. Oh, ma senti, se l'hai cercata. I'm so excited. Ragazzi, voglio fare una nuotata. Vero? Non pensavo che ci avrebbero davvero portato in spiaggia. Oh, ciao ragazzi. Yeah. Eh sì, tutta quella camminata ci ha veramente ripagato, eh. Io non sento più le gambe. Vorrei che avessimo un cottage dove stare o una villa. Ma non dire scemenze, non siamo turisti, siamo campeggiatori. Ah, quindi questo non è un resort? No, è semplicemente una spiaggia, Felix. Non ti aspettare delle forme di vita civilizzata qui. No, voglio tornare a casa. Fa troppo caldo. Mi manca l'aria condizionata. Oh mio Dio, qualcuno zittisca palla di neve. Quanto è viziato quest'uomo. Se soltanto avessi saputo che saremmo stati così all'aperto, mi sarei portato almeno la crema solare. Shut up! Basta lamentarsi! E l'ha zittito Hiro. Lascialo perdere, Felix. È nervoso perché non ha dormito abbastanza, vero uomo lupo? Yeah. Ma lasciami andare, testa rossa. Come siete divertenti voi due. Sì, fanno sempre così. Dai, uomo lupo, fai il bravo, seduto. Shut up! Stai zitto, testa rossa, ti seppellisco! Vivo! Provaci! Hey! Calmi voi due! Siamo qui per divertirci insieme! E dai, che aspettiamo? Andiamo a nuotare? Hold on! Non così in fretta, Hiro! Dobbiamo prima chiedere il permesso e dobbiamo vedere se ci sono delle attività da fare. E poi dobbiamo ancora sistemare le tende. Ragazzi, non vi preoccupate, per oggi nessuna attività, siamo semplicemente in vacanza. Visto che avete fatto vedere a tutti quanto siete stati sportivi e uniti, potete godervi questo tempo come meglio credete. Quindi adesso vado a mettermi il costume, ciao! Sì, vai a metterti il costume, per favore. Oh, tutti quei ragazzi con i loro bei costumi da bagno. Yuri, andiamo a cambiarci, ok? Non puoi spogliarti davanti a mia figlia. Ok, ok, non c'è bisogno di urlare. No, aspettami, Aiden, voglio vederti nudo. No, aspettate voi due, mi dovete aiutare con le tende. Se ne sono andati. Meno male che ci penserà Goro ad aiutare con le tende. Via ragazzi, andate a mettervi il costume e divertitevi. E adesso potete andare, ciao. Ragazzi, è tutto merito vostro se abbiamo ottenuto questo premio. Beh sì, in effetti siamo stati tutti vincitori. Basta parlare, divertiamoci adesso. Sì, andiamo a metterci il costume. Ah, sono il primo ad essermi messo il costume. Saranno tutti lì impegnati a mettersi quei bermuda, non certo costumi belli come il mio. Proprio quando pensavo che non avrei mai più visto Yoichi nudo come durante le gare, adesso è ancora più nudo che mai. Però devo ammetterlo, sta così bene con quel costume da bagno che non posso fare a meno di guardarlo. Guarda che braccia grosse, il petto e quegli addominali scolpiti e il pelo. E quelle mutandine li stanno veramente attillate, posso vedere tutto. Hey! Ehi, gli occhi ce li ho qui. Scusami Yoichi, che stavi dicendo? Mi stavi per caso fissando il pacco? Guarda che se volevi fare le cosacce bastava dirmelo, eh. No, non è così, non è così per niente. Stavo solo guardando. Ma smettila, non cercare di trovare qualche stupida scusa. Posso capirti se ti viene da distrarti un po' a guardare un corpo come il mio? Non che me ne lamenti, ma il tuo costume è veramente piccolo. Si vede tutto. E beh, se sei figo come me devi farlo vedere, no? Guarda, se gli Scoutmaster mi dessero il permesso starei anche senza il costume. Beh, visto che sembra ovvio che tu non riesci a togliermi gli occhi di dosso, ti lascerò fare qualcosa in più che semplicemente toccare. Oh no. No! 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 No!
No, devo dare anche una risposta, no, per favore, no, non voglio dare una risposta a questa domanda. Ok, yeah. Ok, ha detto ok così, che bello. Oh no. Cosa? E mi rispondi così, lo sapevo che eri un po' pervertito, ma non sapevo che lo fossi così tanto. Ehi, andiamo, sei tu che ti sei fatto avanti, no? Beh, in effetti, sei così prevedibile, Keitaro. Te lo sei dimenticato che siamo qui nello spazio aperto? O forse sei il tipo a cui piace un po' di esibizionismo? Ehi, hey. Smetti di scherzare con me, Yoichi. Beh, però è come ho detto prima, non posso darti la colpa. In fondo sei come un cane senza un osso. Ah sì, adesso sono un cane? Non ti preoccupare. Se fai il bravo bambino, dopo ti darò un dolce... No! Meno male sono arrivati tutti gli altri. Ehi ragazzi, pronti per nuotare? Oh, Natsumi, Hunter e Hiro anche. Oh, scusami se ci abbiamo messo così tanto, ma devo mettermi la crema solare. Che branco di mammolette che siete. Un po' di sole non vi farà proprio nulla. Yoichi, è giusto mettersi la crema solare prima di andare in spiaggia. Le scottature possono fare molto male. Non vi dovreste preoccupare delle scottature se passaste del tempo all'aperto come faccio io. Sembrate un branco di vecchie signorine. Certo che Yoichi ha sempre la risposta pronta per qualunque cosa tu dica, Natsumi, eh? Vai, ignorate l'uomo lupo. Non sa dire altro con questo cervello d'animaletto. Ehi, almeno io un cervello ce l'ho. Tu sei la persona più stupida qui in giro. Come osi? Oh no, Taiga, levati Taiga. Di mezzo. Vai via, what's sparisci dalla mia vista. Lo so che poi dopo ti redimi e bla bla bla, ma mi stai ancora sulle scatole. Huh? È così che date il benvenuto al vostro nuovo amico? Ma perché si sta abbassando le mutande poi? Ah, lo so io cosa ci fa lui qui. Sta cercando di far colpo su Keitaro con il suo costumino da bagno. Cosa? Assolutamente no. Però lo ammetto, sei parecchio magro, ma c'hai dei bei muscoli. In effetti potrei quasi considerarti un rivale. Voi altri due invece potreste anche cambiarvi costume, anzi sarebbe consigliabile. E vabbè, e ci siamo a fare gli scontri. Ma non lo vedete quanto è bello il fisico di Taiga? Sì, lo vediamo, d'accordo. Ma si può sapere che cosa stanno indossando quei due tuoi minion, eh? Sì, in effetti me lo stavo chiedendo anch'io. Sì, tutti ce lo stiamo chiedendo. Non è che anche Hunter c'aveva proprio sto costume da bagno fantastico, eh? Col giubbottino di salvataggio, oh, lì, ma insomma. Yeah. Come osate prendervi gioco di me? No, non soltanto di te, uomo spaghetti, anche del tuo amico. Sì, il tipico costume da bagno con i glitter, so effettivamente. Fabulous. Ma i glitter vengono via se stai nell'acqua. Oh. È per quello che porto il fenicottero qui. Ok. Comunque Edward è molto attratto da Yoichi, eh. Ogni volta fa fatica a staccare gli occhi di dosso. Stai lontano da Edward! Oh, mamma mia, deve essere triste essere uno di voi due. Guarda anche te come sei imbarazzante con quel tuo costume intero. Guarda che è stoffa di ottima qualità. Sì, ci credo, ma potevi scegliere anche un modello un po' diverso. Vabbè, Yoichi non ce la fa più, sta morendo da ridere, effettivamente. Anche Taiga si sta un po' vergognando adesso per loro. Oh, meno male se ne sono andati. Però Taiga cercava di essere quasi amichevole. Ma sì, forse è cambiato davvero, chi lo sa. No, non è cambiato. No, nessuno cambia così in fretta. Dai, però è un buon inizio, magari ci divertiremo. Oh no, è arrivata lei. No, Yuri, vattene, per favore. Non ci posso credere, sono morta e questo è il paradiso. Guarda quanti bei ragazzi mezzi nudi davanti a me. Oh no, vabbè, non voglio essere parte di questa cosa. Oh, Keitaro, sei 200.000 volte più carino con quei pantaloni corti. Tu e Dino avete praticamente lo stesso corpo. Dovete essere veramente fatti uno per l'altro. Arriva anche la chip con Hiro. Oh, Natsumi, adesso hai un corpo così virile, con quelle spalle larghi. Hai tutto l'aspetto di un seme. Hunter, cos'è un seme? Non vuoi veramente saperlo. E tu, Hunter, invece sembri così tanto nuke. Come fa un ragazzo così mago avere un sedere così carino? Natsumi, ho paura. E tu? Sei così virile, bestiale e grosso, con questi addominali scolpiti, bicipiti, queste cosce. Sei tutto muscoloso. E che pacco, mamma mia. Mi togli il fiato, Yoichi? No, vabbè, ragazzi, non posso farcela. No, via, non mi toccare, pazza! Le molestie di Yuri le possiamo anche bypassare, effettivamente. Lì che gli sta toccando gli addominali. Lasciami andare! Come fa a essere così forte questa donna? Oh, sarà molto più facile se ti arrendi, caro. Oh mio Dio, mi stanno venendo i brividi. Yuri, smetti di molestare i ragazzi. Vabbè, adesso vuole molestare anche Yoshi. Cosa? Ma no. Yoshi, ho finito di preparare il grill. Possiamo rilassarci e poi fare il bagno. Oh, Yuri è lì che sta stalkerando le persone, vero? Sì, direi proprio di sì. È come una statua greca che improvvisamente diventa viva. Aiden, sei veramente un capolavoro. Grazie, thanks. Yuri, sono col mio costume preferito. Fammi vedere i muscoli, per favore.
male? Così? Sì, così. Eden, non stai migliorando la situazione. Mi potresti aiutare per piacere? Oh, ma devo proprio. Tanto Yuri si cambierà presto. Andiamo a nuotare, dai. Yoshi. Vieni con me, Yuri. Vabbè, lasciamo perdere i doppi sensi, per favore. Ecco, è perfetto. È arrivato anche Goro a peggiorare le cose ulteriormente. Non si preoccupi, Goro. È soltanto Yuri che sta giocando con i ragazzi. What? Giocando? Ci stava molestando. No, ci stava facendo dei complimenti. Nessun problema. Sì, capisco. Ma perché siete tutti senza parole all'improvviso? Perché nessuno si aspettava che tu avessi un così grosso... Aiden, stai zitto. Oh, mi hai dato ascolto, babbo. Ti sei messo il costume che ti ho preso. Oh, ma quella non è la ghirlanda di fiori che Yoshi aveva fatto per me? Yuri, l'hai fatta indossare a tuo padre? Ah, l'ha fatta Yoshi. Pensavo l'avessi fatta tu. No, ma non te la togliere. Sarebbe cattivo nei confronti di Yoshi. Yuri, come ti diverti male, eh? Secondo me Goro ha una cotta per Yoshinori, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Comunque non ci sono dubbi sul fatto che Goro è quello più dotato di tutti noi. E vabbè, e con questo possiamo anche andarcene. Ecco, andiamo a fare il bagno che sarà meglio. Via ragazzi, divertitevi. Ciao. Oh, che carino. Io lo sta spruzzando Keita prima che lo faccia Yoichi. Ma dove l'hai presa quella pistola d'acqua? Me l'ha data Aiden. Natsumi, non buttarmi giù, d'accordo? Non so nuotare. Non ti preoccupare, ti tengo io. Io comunque scippo Natsumi con Hunter un po', Ma dov'è Yoichi esattamente? Ma chi se ne frega, Keitaro? Stiamo molto meglio senza di lui. Stavate parlando di me? Yeah. Ed ecco qua anche Yoichi. Che ha fatto fare il bagno a tutti quanti? Yoichi mi ha fatto bagnare tutto. Per forza, eravamo al mare, cosa ti aspettavi? Yoichi, smetti di buttarmi giù i pantaloni. No! Ah, stupido uomo lupo, sai fare soltanto casino ovunque tu vada. E lo butta nell'acqua, giustamente. Vabbè, sempre a far casino Yoichi, eh. Ehi, ridammi gli occhiali. Bene, Yoichi ha preso gli occhiali di Natsumi, li ha volati nell'acqua, ma Natsumi si li ha ripresi perché è bravissimo a nuotare. Oh, guarda, ci sono anche Seto e Felix. Venuti qui per fare il bagno. A quanto pare Natsumi e Felix vogliono sfidarsi di nuovo a una gara di nuoto. No ragazzi, non andate a nuotare senza di noi. Si stanno proprio divertendo, Ma che senso ha sfidarsi di nuovo? Ormai abbiamo già vinto. Felix, perché non vai a giocare nell'acqua con loro? Perché è troppo profonda? No, in realtà no. Non sai nuotare, vero? In realtà sì, ho un tutor a casa che mi insegna. E allora vieni, dai, andiamo. Non ci sono squali, vero? No, non ci sono squali, stai tranquillo. Gli squali stanno soltanto in profondità. Okay. Va bene, ma se ci punge la medusa? Non ti preoccupare, non ci sono neanche le meduse. Va bene, andiamo. Ah! Che è successo? Tutto bene? No, ma l'acqua è troppo fredda. Basta, che fastidio, vuoi nuotare o no? Ma io voglio, ma... E allora smettila di fare così e vai nell'acqua. Ma ci potrebbero essere gli squali... No, cioè Yoichi che è peggio degli squali. L'ha buttato letteralmente nell'acqua. Yuichi! Che cattiveria! Che cattiveria, Yuichi! Tutto bene, Felix? Okay. Sì, sto bene, Keitaro. Visto, non era così male in fondo. Devi smettere di preoccuparti per qualsiasi cosa. Soltanto perché può capitare qualcosa di spiacevole non vuol dire che non devi fare niente nella vita. Non sei più in casa tua, devi smettere di lamentarti. Quello che Yuichi sta cercando di dire è che dovresti almeno provare a fare qualcosa prima di lasciar perdere in partenza. Non lo puoi mai sapere, magari potresti davvero divertirti a fare qualcosa. Sì, ho capito. In effetti volevo provare qualcosa di nuovo unendomi a questo campeggio dopo tutto. Forse dovrei almeno provare e vedere se posso divertirmi. E comunque non è così male, proprio come ha detto Yoichi. Anyway. Comunque sia, è bello sapere che la pensi così, Felix. Allora sei pronto a nuotare con noi adesso? Ok. Va bene, mi serve solo un po' di crema solare per potermi divertire del tutto, ma sono pronto. Fammi prendere la crema solare e arrivo, ciao. Wow, è andata meglio di quanto mi aspettassi. A volte non la sopporto con la palla di neve. Sì, ok, ma lanciarlo così nell'acqua, come hai fatto tu, avrebbe potuto fargli male, sai? Ma questo è proprio il motivo per cui lui non si diverte da nessuna parte. Lo viziano tutti quanti troppo. Ogni tanto le persone hanno bisogno di qualcuno che li forzi a cambiare un pochino. Nella vita le persone devono imparare a cavarsela da sole. E lui non andrà mai da nessuna parte se continua a fare così. Sono sorpreso che ti importi così tanto di Felix, sai? Cosa? Non hai capito nulla, non me ne frega un tubo di quel ragazzo. È che i suoi problemi da ragazzo super ricco mi infastidiscono. Lui non capisce cosa voglia dire veramente avere dei problemi. Almeno ha detto che sta cercando di imparare a godersi il campeggio. Sì, lo spero per lui. Anche se Yoichi sembra così infastidito da Felix, secondo me voleva veramente aiutarlo. Insomma, ce ne rimaniamo qui fermi? O vogliamo andare a vedere come se la stanno cavando con la loro gara? Non possono divertirsi senza di noi. Hai ragione. E dopo aver giocato in spiaggia tutto il giorno, eravamo tutti stanchi e affamati. E siamo tornati al campeggio.
campeggio tutti insieme per riposare un po'. E io sto già tremando perché ho paura di sapere cosa sta per succedere. Oh, come sono stanco. Yeah. Anch'io. Chi lo sapeva che giocare nell'acqua sarebbe stato così stancante? Beh, a dire la verità, il nuoto è un grandissimo esercizio. Non ti scaldi, non sudi, il tempo passa in fretta. Sì, ma io ho fame adesso. Oh no, si è scottato, Yoichi! Si è scottato! Yoichi, ma che ti è successo? Non mi toccare! Taglia! Oh no, ti sei scottato! Yoichi, avresti dovuto metterti la crema solare! Ah, ecco cosa succede quando non ci ascolti! Mamma mia, sembra davvero doloroso! Ah, non è una bruciatura, non è niente! E gli dà una manata! Aia, che male! Stupida testa rossa! Che c'è? Era soltanto un'amichevole patta sulla schiena. Hai detto che non sei bruciato. Ti giuro che ti prendo a pugni appena posso. Oh, davvero? Sembra che tu voglia proprio un grandissimo abbraccione in questo momento. Hiro, no, non farlo. Potresti peggiorare le cose. Sei troppo dolce con Yoichi, Keitaro. Yoichi, ti serve un po' di doposole? Oh, in realtà io ho un po' di gel d'aloe, Keitaro. Wow. Oh, fantastico, Hunter, grazie. Vuoi che te lo metta io, Yoichi? Sicuramente ti aiuterà col dolore. Fine. Va bene. Ma non ho veramente bisogno, capito? Certo, Yoichi. Oh, per l'amor del... vabbè, e si è bruciato. Eccoci qua, ti senti un po' meglio adesso? Sì. Ah, come sei stupido, Yoichi. Sembra che qualcuno ti abbia in faccia, perché la crema è un po' bianca. In realtà l'aloe è trasparente, ma non scendiamo in dettagli. Guarda, testa rossa, se non ti chieti subito lo faccio io sulla tua faccia quello che hai appena detto. Oh, che schifo. Actually. Guarda che il gel d'aloe è veramente efficace sulle ustioni. Aspetta una decina di minuti e sarai quasi come nuovo. Non è proprio vera questa cosa, quindi non vi fidate troppo, però è vero che il gel d'aloe funziona sulle ustioni, ma non in 10 minuti. Ringrazia Hunter, Yoichi. Saresti ancora lì a rotolarti per il dolore se non fosse stato per lui. Fine. Ok, grazie. Thanks. Grazie, campanellino. Yes. Attenzione, ragazzi! Oh, dobbiamo andare, gli Scoutmaster devono parlare con noi. Allora, ragazzi, vi sarete accorti che gli Scoutmaster hanno tirato sulle tende per la nottata. E in ogni tenda potete starci in 5 persone. Decidete voi chi deve stare dove. Mi raccomando, se cercate di fare delle cose a 5, voglio che tutti quanti portiate le vostre cose nelle vostre rispettive tende. Lasciate perdere quello che dice Yuri. E poi, se volete, venitemi a dare una mano col cucinare. Esatto, e cambiatevi anche i vestiti. Perché stanotte sarà un po' freddino. Che tenda dovremmo scegliere? Io sceglierei quella più vicina all'area di raduno. Va bene, allora scegliamo quella. No, mi spiace, ci abbiamo già messo le nostre cose dentro. Ma non vi preoccupate, quella accanto è esattamente uguale e alla stessa distanza. Saremo vicini, che bello. Sì, che bello, Taiga. Non mi convinci, Taiga, per niente. Io non mi fido, Keitaro. Perché no? Adesso siamo tutti amici. Spero per voi che non abbiate in mente qualche brutto scherzo. Vi prenderò a pugni. E in realtà il brutto scherzo della foto ci sarà davvero. Ma che ti è successo? Si è bruciato, ecco cosa è successo. Felix e Seto non vogliono condividere la tenda con Taiga e i suoi scagnozzi. Però tutti si chiedono chissà che problemi ha Taiga. Sapeste. Senti, Mister Perfettino, io non sono per niente convinto da quello che sta facendo Taiga. Ma forse un pochino gli potresti credere, dai, sembra intenzionato a fare amicizia. Yeah, no, right. Assolutamente no. Boh, io vi dico che la riconosco una scemenza quando la sento. Poi fate voi. Vabbè, noi andiamo alle tende, Felix. Ciao. Andiamo, Felix, cambiamoci. Right. Va bene. Sì, però cambiarsi così il costume senza neanche un bagno, mi vengono i brividi. Mamma mia, tutto questo nuoto mi ha messo fame. Wow. Beh, hanno detto che Eden sta preparando la cena, forse dobbiamo andare a vedere se possiamo dare una mano. Forse dobbiamo andare a vedere se possiamo dare una mano. Beh, non ci penso nemmeno, vado via, What? Ciao. Ma come, uomo lupo, ci molli di nuovo? Assolutamente sì, ho delle cose importanti da fare. Cioè... Non sono fatti tuoi, testa rossa. Non puoi semplicemente ammettere che sei pigro da far schifo invece di inventare queste scuse. Dai, Keitaro, diglielo. No, mi sa che Yuichi deve andare a cercare come sta Yuki e dare da mangiare. Yuichi non vuole che dica di Yuki, quindi dovrei coprirlo, vero? Yeah. Sta dicendo la verità, ragazzi. Yuichi deve fare delle cose molto importanti. Cosa? Andiamo? Non ci credo che tu gli creda. È ingiusto che salti le sue faccende. Soprattutto se ci nasconde qualcosa di importante. Oh, ma si può sapere perché sei così arrabbiato? Sei sicuro di non essere semplicemente geloso del fatto che Keitaro passa più tempo con me che con te adesso? Beh, a dire il vero non sono sorpreso del fatto che Keitaro preferisca me a te. That's enough. No, ragazzi, basta così. Penso che dovremmo cercare di lavorarci su queste cose, eh? E comunque non c'è problema, possiamo cavarci da soli con le nostre faccende. Ci sono tanti altri campeggiatori a cui chiedere una mano. Nah, non me ne frega niente delle faccende. Mi dispiace per il fatto che Yoichi sta influenzando il mio migliore amico. Chi lo sa? Magari uno di questi giorni Keitaro diventerà un casinista proprio come lui. Hiro, non è così, fidati di me. Yoichi ha una buona ragione per allontanarsi. E non penso che sia una cattiva influenza. Anzi, è il nostro amico, no? Voglio dire,
Anche tu e lui ogni tanto andate d'accordo, no? va bene. Mi sa che non posso farti cambiare idea, Keitaro. Ma come tuo migliore amico devo controllare quello che fai. I understand. No, lo capisco. Beh, sembri soltanto una mamma rompiscatole, testa rossa. Stai zitto, uomo lupo. Vabbè, dai ragazzi, ora che è tutto sistemato, dovremmo cominciare a spostarci tutti. Ora che mi ci fai pensare, in effetti ho tanta fame. Andrò a dare una mano ad Aiden, così mangeremo prima. See you later. Ci vediamo, ragazzi. Beh, vado a cambiarmi pure io, sta diventando freddino qui. Beh, io andrò a cercare di mettere sul fuoco, allora. In effetti sta diventando parecchio buio. Vabbè, vieni con me dopo che ti sei cambiato, Hunter, eh? Così accendiamo il fuoco. Oh, sembra molto bello, Natsumi. I'll see you around. Vabbè, ci vediamo, ragazzi, a dopo. E così, ragazzi, lasciamo Yoichi e Keitaro tutti soli soletti sulla spiaggia, con Yoichi che è diventato un panino impanato per colpa della sua scottatura. Quindi, ragazzi, io penso che stiano per succedere cose magiche, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Devo anche prepararmi psicologicamente a ciò che sta per avvenire, perché ho paura che sarà un bel colpo. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del proseguire di questa ship. Effettivamente Yoichi è un bel ragazzo, ha un carattere terribile, ma sotto sotto è davvero un tenerone, o almeno credo, spero lo sarà ancora di più man mano che andiamo avanti con la storia, anche se mi manca Hiro. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo della spiaggia del Camp Buddy e Kira Tenalove. Ciao! E mi raccomando, scrivetemi cosa ne pensate del rapporto tra Yoichi e Hiro, perché effettivamente una scippina tra di loro non mi dispiacerebbe. So che ci sarebbe un modo per vederli fare cose mlml nel caso che la ship con Keitaro non funzioni. Vedremo in futuro, chissà, magari farò anche quello. Ciao ciao!